Erode, il potere, rappresenta il potere, o meglio quello strapotere di cui parla Gesù nel Vangelo quando dice ai suoi discepoli: i grandi della terra vogliono dominare, asservire, ma voi non così. Erode rappresenta la volontà di dominio ad ogni costo, lo strapotere sugli altri che è fine a se stesso, la tentazione diabolica di uomini e di gruppi di impossessarsi della vita di altri, non per un servizio, per un'autorità che sia servizio, ma per dirigerli a loro piacere, per dirigerli con la violenza. E di qui ecco le caratteristiche di Erode che appaiono in questo racconto e nel racconto seguente dell'uccisione dei bambini: questo strapotere caratterizzato da gelosia, da menzogna, da violenza. Così al tempo di Erode, così nella storia, così sempre. E che cosa si oppone invece a questo strapotere cieco di Erode, che genera crudeltà e violenza? Si oppone l'uomo in ricerca sincera della speranza, i magi, questi uomini semplici e misteriosi che vengono da lontano, obbedendo a una voce interiore e a un segno dall'esterno, dal di fuori. È l'uomo di ogni tempo che cerca la sua speranza, l'uomo il quale sa che non può essere pienamente soddisfatto in se stesso, non può essere pienamente soddisfatto dalle cose che possiede, meno ancora può essere soddisfatto sfruttando il suo fratello col dominio, ma sa, l'uomo che cammina nel mondo, sa di avere bisogno di una speranza dall'alto ed è pronto a scorgerne i segni. Guarda il cielo e la terra per scorgere intorno a sé i segni di questa speranza diversa che dia un significato nuovo alla sua vita. Ecco i magi, ecco l'uomo di sempre alla ricerca della speranza.